Domenica 16 settembre 2018 è andata in onda la prima puntata di Domenica in condotta da Mara Venier. Dopo il flop delle sorelle Parodi, Mara ha sbancato ed è anche riuscita a battere la sua rivale Barbara D'Urso. Sì, l'ha battuta. E di certo non se lo aspettava neanche la D'Urso, che da anni detiene il primato della domenica televisiva. Tra gli ospiti di Domenica in c'era anche Romina Power, che si è concessa a un'intervista piuttosto intima. In genere la ex moglie di Albano non parla mai volentieri delle sue questioni private, ma Domenica, di fronte alla Venier, si è sbottonata ed è andata oltre. Si è sentita a casa e ha iniziato a parlare di tutto, dei figli, per esempio, ma anche del padre morto prematuramente. La prima domanda di Mara riguarda il suo nipotino Kai, avuto da Christelle, che adesso ha 4 mesi. La povera ha parlato di cosa significhi diventare nonna. È un'emozione fortissima, non c'è quel dolore fisico, ma soffri lo stesso e partecipi. E ancora, il nipote ti fa credere di nuovo nel miracolo dell'amore e della vita. Albano è arrivato dopo qualche giorno perché, sai, deve lavorare per mantenere tutta la famiglia. Ovviamente non poteva mancare un riferimento ad Albano. Quando la Venier le chiede in che rapporti sia con Carrisi, la Power risponde con ironia: c'è un'interferenza nello studio, l'audio non mi arriva. Tutti mi vogliono ma nessuno mi prende, e sono io che non voglio nessuno. Punto. Poi, a sorpresa, Romina parla del rapporto con i suoi genitori e della tragedia che ha vissuto quando era solo una bambina e che ha cambiato profondamente la sua vita: la morte del padre Tirone Power. Ero in collegio in Messico quando lui è venuto a mancare, è morto molto giovane, aveva solamente 44 anni, ha raccontato la Power, che poi ha fatto una dichiarazione clamorosa che ha lasciato tutti letteralmente senza parole. Io penso sia stato il mio ad ucciderlo, mentre girava un film con Gina Lollobrigida, che lo ha visto morire e in studio cala il gelo. La Power si commuove. Non ho ricordi di mio padre, ho ricordi di sogni fatti con lui. Per 25 anni sono andata alla ricerca dei ricordi degli altri, e ho scritto un libro, La presenza paterna mi è mancata, è come dire a un albero se gli sono mancate le radici.